Barone Vassallo, 27 aprile 2022, buonasera a tutti. Allora, abbiamo visto questo pomeriggio un'ennesima infamata. È stato segnalato un video del mio canale, ma sono talmente miseri, talmente poveri in tutti i sensi, di spirito, di intelligenza, di capacità, che hanno segnalato il video che io avevo caricato un paio di mesi fa di Silver Nervuti per non dimenticare, il quale Nervuti parlava di Camilla Canepa. Sapete tutti chi è Camilla Canepa. E dato che il video di Nervuti era su YouTube ormai da un anno e mezzo, soltanto dei poveri imbecilli possono segnalare un qualcosa che è già su YouTube da moltissimo tempo. Comunque, ho fatto il ricorso, probabilmente vedrete questo video su Barone Vassallo 2, anzi, vi chiedo di iscrivervi a questa pagina di riserva, a questo canale di riserva, e comunque il ricorso è già partito. Staremo a vedere. È chiaro che adesso che cominciano a vedere da più fronti, da più parti, il fatto che molte persone cominciano a svegliarsi, cominciano a capire, cominciano a farsi rodere, come si dice a Roma, il chicchero, naturalmente debbono frenare determinati messaggi che sono stati anche dati magari tempo addietro. Ma purtroppo questa è l'Italia, queste sono le persone che poi pensate voi quanto sono piccole, no? Allora, il video di Nervuti parlava di come tante persone, dopo la santa benedizione, o sono state molto male o sono morte, o svilupperanno dei problemi in futuro. Quindi non è che hanno preso delle posizioni su propri ideali. Se uno fa un video e dice no, io sono fascista perché mi piaceva Mussolini, perché mi piaceva Almirante, perché mi piaceva Hitler, perché mi piaceva Groening e via così. Oppure uno dice io sono comunista perché mi piaceva Gramsci, perché mi piaceva che ne so, Togliatti e via discorrendo. Non sono punti di vista, sono dei dati di fatto specificati. Quindi la persona che va a segnalare tale video è anche proprio inconcludente psicologicamente. Eppure lo hanno fatto. Vedremo. Allora, c'è un articolo dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi non di Enzo Barista, De Mario il Pizzicarolo, De Franco, il venditore di fiori, no, c'è un articolo dell'Istituto Superiore di Sanità. Cosa dice questo articolo dell'Istituto Superiore di Sanità? Benedizioni da sacro raffreddore e adenovirus. Nuova ipotesi nell'epatite dei bimbi. Sono tutte ipotesi, per carità. Però, sai, due indizi, un indizio è un indizio, due indizi spesso fanno una prova. Però, tra le ipotesi sulle cause della misteriosa epatite acuta che colpisce i bambini, ci sono anche gli adenovirus impiegati nei sacri rimedi, sacri rimedi antisacro raffreddore. Il ricercatore Federico di cognome dell'Istituto Superiore di Sanità
Dice queste parole: la profilassi contro il sacro raffreddore può aver facilitato la nascita di virus mutanti che danneggiano gli ospiti privi di immunità naturale come i piccoli. Ma noi cerchiamo anche le tracce in coloro che hanno fatto cosa? 1, 2, 3, 4, 5 e via discorrendo. E beh, quindi credo che quelli che hanno, vedete, io sorrido, però sono furibondo dentro di me, perché penso a quelli esseri assurdi, senza un minimo di capacità di dire: beh, qui ci sono dei dati di fatto, perché io devo negare i dati di fatto? Quindi proprio ho un grande disprezzo per queste persone. Ma andiamo all'ultima notizia, l'ultima notizietta di oggi, di socialità, di sociale. Chi sono i mascheriani, ossia quelli che continueranno ad indossare la mascherina per moda e abitudine? Leggiamo bene questo articolo. Li hanno già battezzati mascheriani. Parliamo di quelle persone che per abitudine o moda hanno deciso che continueranno ad indossare la mascherina a tempo indeterminato, nonostante non vi sia più l'obbligo alcuno. Ne abbiamo intervistato uno che ci ha detto: per noi ormai il sacro feticcio non è più solo una protezione dal sacro raffreddore, è moda, è oggetto di culto, non intendiamo rinunciarvi. Ecco a voi. Questi sono gli uomini del futuro. Che altro dobbiamo dire di questo? Vogliamo dire altro? Vogliamo dire che siamo nel paese in cui chi dice la verità, con delle prove scritte, prove certe. Il video di Silver Nervuti parlava di notizie scritte, notizie reali. Chi parla di notizie scritte reali viene bannato. Chi invece perde i fascicoli giudiziari di un appello, di un processo di appello per i genitori di Renzi, non subisce pena alcuna. È andato perso. Può capitare. È come quando voi state in macchina e mettete da parte un bigliettino scritto di corsa, di un indirizzo, di una cosa così, e poi va perso. Purtroppo anche il processo non è una cosa seria, un processo di appello, un processo di appello con degli indagati di un certo spessore. Ma che cos'è una cosa seria? No, è una cosa che va messa lì, se te la ricordi bene, e se te la perdi, pazienza, abbiamo scherzato, una mano, una stretta di mano e amici come prima. Bah, comunque questo appello è rivolto anche ai segnalatori. Voi pensate a segnalare che alla vostra vita e dei vostri familiari ci pensano loro, ci pensano queste persone così oneste, così pulite, che vi hanno salvato la vita, che vi hanno fatto un sacro rimedio che vi salverà da tutti i mali del mondo, che perdono i fascicoli di un processo di appello. Buona serata a tutti, ci vediamo domani.